La zanzara. Sì, ormai è evidente. Io sono Jesus. Io sono Dio. Non è cambiato nulla, ragazzi. Io quando lavoravo fino al 2011, io i soldi che prendevo, oltre che mantenere la mia famiglia, quando vedevo un capo firmato io lo prendevo. Io roba, ho immagazzinato tanta di quella roba firmata, cioè? Che hai voglia di consumarla tutta. Ho delle ciabatte infradito di Franchi Morello, che l'ho pagate 185 nel 2016. Aspetta. Circa 11 anni fa, ma se io ve le faccio vedere in cam, sembra nuove. Franchi Morello. Però, sai, un infradito che costa 185, infradito. Un'altra 167, un'altra 160, un'altra 147, quella di Alberto Guardiani, Alessandro Dall'Acqua. Franchi Morello, Baris. Cioè, io ho sempre avuto roba così. Io non l'ho mai girato con roba che non fosse di marca. Questi lo querelano per diffamazione, ma scherzi. Trussardi, Armani, Dolce Gabbana. Trolla in borsa se sento quello, si mette quelle robe. È tutta roba così. E allora? Un altro cos'era? Chi è? Versace. Ho sempre girato con questa roba qua. Nelle mie magliette sportive. Magliette ho l'Avance. Che cazzo è Avance? C'erano tanti di quei marchi. Tutti marchi di qualità, tutti sì, marchi certo, sportivi certo. Di qualità. Tutte magliette che costano dai 35 ai 45 euro. Una magliettina, una t-shirt. Certo, sì. Tutta roba, la Maui. Sono tutte cose, una volta Daniela c'era la Mistral, Maui, la poi la Mistral, sai, era roba anni 80-90. Io avevo preso nel 90-92, avevo preso un paio di pantaloncini sì? della Mistral in raso, li avevo pagati 95.000 lire. Ma se un paio di pantaloncini da spiaggia, però ragazzi, in raso blu. Se li prendevano solo gli industriali, niente di quel genere. Io mi ero preso le Sergio Tacchini, ciabatte Sergio Tacchini, la serie speciale top di che? Io avevo dato che non quereli Tacchini 36.000 lire nel 36.000 lire. 88 stiamo parlando. Io di ciabatte infradito la spiaggia. Ma le ciabatte, perché sei fissato con le ciabatte infradito? Ma non si usa di Sergio Tacchini, ma di che parla? Esclusive. Roba esclusiva. Che io esclusiva avuto, nei manicomi, sì. La mania. Sì. E la passione della roba esclusiva. Ah, la roba esclusiva, sì. Come io gli stivali messicani, che nel 91 li pagati 321.000 lire. Nel 91! Cioè, era mezzo stipendio. Però ragazzi, fatti a mano, fatti originali a mano. Messicani con tre garanzie. Noti nemmeno, vale ma nemmeno messicani. Bruce Springsteen li ha avuti così belli. Originali messicani. Nemmeno con Bruce Springsteen. Il tacco a spillo rientrante, ma non un tacco piccolo, spillo, un tacco molto largo, come quello che aveva John Holiday negli anni 60 quando è andato a Sanremo. Che cantava Ave Maria, ragazzi, io c'ho di quella roba che se ve la mostro lasciate bocca aperta. Faccela vedere. Oppure, dove ce l'hai in magazzino, dove ce l'hai sta due roba? Che c'hai poi? Scarponcini della Gio Galliano, due scarponcini sportivi, stivaletti sportivi della Gio Galliano, roba fuori di testa, con delle estetiche molto particolari e originali. A me non piace la roba semplice. Ti rendi conto o no? Ma sta male. Neuro Mauro. Ma sta male, sta, dai. Ha elencato tutte le marche che si comprava. Ma a parte che voglio dire. Quando prima che intervenisse De Benedetti, prima che intervenisse Monti prima che lo riducesse. No, ma voglio dire, a parte che voglio. Non si va in spiaggia con le infradite. È una cosa cafona. Io vado con dei mocassini, ad esempio. Ma non si va mai, non dico la marca, ma non si va mai con i. L'infradito di Gio Galliano e di Sergio Tacchini che lo guarderanno, hai ragione te, lo porteranno. Ma crollerà in borsa, speriamo di no. L'idea che quello lì vesta con questi con questo made, dai, ma ragazzi, ma con questo, scusa, non ho made, capito. Made. Con questo made. Ma che cazzo dici? Ma parla come mai con questo brand Giuseppe Grosseto, vai Giuseppe da Grosseto. Crucia, ti posso fare una domanda senza